Salve a tutti. Formare e formarsi è un'attività molto importante, soprattutto nel momento attuale così complesso e difficile. Di questo si occupa la SPES, ad esempio, a Udine, ma si occupa da sempre anche Confcooperative. Oggi ne parliamo proprio col gruppo dirigente di Confcooperative e ne parliamo anche col direttore scientifico della SPES, Luca Grion, che ci hanno spiegato il loro punto di vista. Direttore Grion, quali sono i riferimenti formativi della Scuola di Politica ed Etica Sociale? La scuola è promossa dalle diocesi di Udine e il primo riferimento è la dottrina sociale della Chiesa. Ma in modo più specifico due sono le coordinate. Da un lato l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, questa intuizione molto fertile, che le crisi che oggi incontriamo, crisi ambientale, crisi sociale, crisi economica, possano venire ricondotte ad una crisi antropologica, una crisi interiore. E quindi l'idea è che bisogna lavorare a partire proprio dal modo con cui ciascuno di noi sta al mondo, se vogliamo poi modificare il nostro rapporto con gli altri, con l'ambiente, col mondo del lavoro. L'altra grande coordinata è l'Agenda 2030. Anche lì si dimostra come i problemi complessi richiedono uno sguardo capace di tenere assieme le diverse dimensioni. E questo è quello che proveremo a fare in questo corso. Appunto, parlando del corso, le lezioni dei corsi che voi promuovete anno per anno, le lezioni, chiamiamole così, sono aperte a tutti o avete un pubblico di riferimento particolare? Allora, l'iscrizione è aperta a tutti, il target, diciamo così, a cui vorremmo parlare sono soprattutto i giovani. Giovani adulti che hanno voglia di impegnarsi per le loro comunità. L'idea è quella di promuovere una cultura dell'impegno e della partecipazione. Ecco, qual è a questo proposito, per raggiungere questo obiettivo, qual è la rete di relazioni sul territorio che rende questo lavoro della SPES, mi pare, particolarmente attuale? Adesso rischio di dimenticare qualcuno ed è antipatico, però se si guarda davvero il volantino si vede il grande lavoro fatto per coinvolgere da Fondazione Friuli alle banche di credito cooperativo che sostengono la SPES, Prima Cassa e Banca Ter, Confcooperative FVG, ACLI FVG, CISL FVG, sono tutte realtà che concorrono a sostenere e a promuovere. E poi c'è un'ulteriore fascia, diciamo così, di realtà coinvolte con la formula più leggera del patrocinio, ma che credono nell'iniziativa e la promuovono a partire da l'ANCI FVG, le Proloco regionale, il mondo della Caritas, l'ufficio scuola diocesano e molti altri. Davvero poi l'imbarazzo è dimenticare qualcuno, perché se davvero si vuole fare in modo che i giovani si riappassionino al proprio territorio, all'impegno pubblico, ci vuole un lavoro di rete. Per trovare anche i canali informativi giusti per far arrivare un messaggio però molto chiaro. Diventare adulti significa restituire qualcosa al proprio territorio e la SPES vuole essere un luogo nel quale scoprire una vocazione d'impegno. Poi le forme possono essere tante, il mondo della cooperazione, il mondo dell'amministrazione locale, il mondo del volontariato. L'importante è aprirsi ad una dimensione di disponibilità e di accoglimento dei bisogni delle proprie comunità. Dunque che per questo siamo qui in una sede dell'università. Esattamente, perché qui è dove i giovani studiano per costruire il loro futuro. La SPES parla di presente, ma soprattutto di futuro, quali sono le sfide che oggi dobbiamo affrontare per vivere meglio. I protagonisti sono i giovani e qui i giovani studiano per costruire il loro futuro. E quindi la SPES quest'anno ha voluto proprio, grazie alla collaborazione con l'università e con la scuola superiore del nostro Ateneo, svolgere i propri incontri in questa sede e è bello, ecco, aver trovato una grande ospitalità. Presidente Castagna, sappiamo che Confcooperative è vicina alla progettualità formativa della SPES, per quale motivo in particolare? Siamo vicini alla SPES perché credo che la formazione, che è anche una nostra mission che ci poniamo verso la società, la formazione valoriale che questa istituzione regala al nostro territorio deve vederci coinvolti e per questo sosteniamo anche dal punto di vista finanziario questa iniziativa. In più ci poniamo l'obiettivo di formare i giovani, le nostre cooperative soffrono a volte l'assenza di giovani, quindi formare giovani vuol dire coinvolgerli nella vita sociale. Credo che i nostri giovani hanno bisogno, come diceva Padre Sorge a suo tempo, di imparare a sporcarsi le mani di nuovo. Fare politica non vuol dire creare intralazzi, ma vuol dire impegnarsi nella società, impegnarsi anche nel mondo delle cooperative e noi crediamo particolarmente in questo.
Segretario Galois, appunto abbiamo detto che Confcooperative convintamente sostiene le attività della SPES e quindi l'attività formativa in particolare per i giovani, ma questa è l'unica attività di Confcooperative o c'è un lavoro a 360 gradi per completare la formazione anche degli adulti e dei cooperatori in generale? Diciamo che la partecipazione all'iniziativa della SPES si inquadra nell'ambito, come è stato detto, della condivisione dei valori della dottrina sociale cristiana e che poi nelle cooperative, da quando sono nate, soprattutto cooperative sociali, cooperative agricole, significa per noi l'applicazione dei principi quali la solidarietà, la mutualità e soprattutto l'attenzione all'altro. In quest'ambito è chiaro che in un momento come quello attuale, dove nemmeno più i partiti politici hanno delle proprie scuole di formazione politica, penso che la SPES sia una delle rare e ovviamente brillanti, a mio avviso, iniziative per cercare nel mondo giovanile di cominciare a fare formazione su questi valori. È evidente che Confcooperative da sempre è impegnata nell'ambito delle scuole primarie e secondarie nel cercare di trasmettere questi valori alle giovani generazioni. E quindi è ovvio che per noi essere presenti qua, oltre a farci un gran piacere, lo riteniamo quasi un obbligo. Aggiungo anche un fatto che non dobbiamo dimenticarci che l'attuale situazione di crisi economica europea, per non dire mondiale, è assolutamente collegata a una crisi di natura valoriale. Non per niente, se noi pensiamo all'aumento del gas, piuttosto che all'aumento dell'elettricità, che ci tocca da vicino, come abbiamo visto l'altro giorno, le statistiche ci parlano di 5 milioni di poveri in Italia, è fortemente collegato a una forte crisi di natura etica su valori, in quanto oggi nemmeno gli Stati della Comunità Europea riescono a trovare e far sintesi per cercare di una soluzione che possa in qualche maniera trovare la solidarietà dei diversi paesi, nemmeno in questioni economiche del genere. Quindi io ritengo che oggi bisogna assolutamente riscoprire quelli che sono i valori della solidarietà per cercare di applicarli a tutti i campi e a tutto tondo, anche nelle nostre imprese che vivono di economia.